cosa che, diciamo, non dico mi sia spiaciuta, ma desidero ribadire, perché immagino che possa spiacere anche ai fedeli di Ventimiglia, ai cittadini di Ventimiglia, è quella di dire: trattano le cose come se noi non fossimo considerati. Non è vero. Lo scopo primario della Chiesa è quello di essere a servizio, innanzitutto di essere a servizio del Vangelo, per cui molte volte si fanno alcune scelte. Io non ho nemmeno la pretesa di dire che tutte le scelte che vengono fatte sono al 100% le migliori. Siamo tutti fallibili e siamo tutti alla ricerca di fare il bene. Ma una cosa invece di cui sento il bisogno di rassicurarvi con grande affetto e con gratitudine per la vostra attenzione e con grande stima per la vostra vicinanza, e che le cose non vengono fatte, come dire, passando sopra le teste o non tenendo conto di esigenze, di suggerimenti, ma anche di sentimenti, ma cercando, ecco, di contemperare un po' tutte queste cose. Volevo dirvelo non come una espressione di circostanza, ma almeno io la penso così, e volentieri in tutte le cose, bene o male, mi rendo presente, come si dice, ci metto volentieri la faccia, non è che la faccio da distante e poi non mi faccio vedere, torno volentieri, ascolto volentieri, e quindi vi esorto a dire con libertà, con fiducia, quello sempre che pensate, e rinnovo la mia disponibilità a ragionare con chiunque di tutto quello che naturalmente non è solo affare mio, ma è realtà che in modi diversi appartiene a tutti. Auguri, grazie. Grazie.